Commento di Pesaola, allenatore del Napoli. Sono abbastanza contento, ma la squadra deve migliorare e rendere di più. Commento di Simone, allenatore del Genoa. Mi sta bene il gioco, ma non altrettanto subire certe reti, e non è la prima volta. Diciamolo subito, è stata una gran bella partita. E se il Napoli l'ha vinta in virtù di un centrocampo da zona scudetto con Orlandini, Giuliano e Massa su tutti, il Genoa non ha certo demeritato e ha dimostrato di valere parecchio di più dell'attuale infelice posizione in classifica. L'inizio del Genoa in particolare è stato di autentico spettacolo. Ecco il gol, calcio d'angolo di Rizzo, colpo di testa di Damiani che vanifica l'intervento di Carmignano. Ecco ancora un'azione da manuale del calcio moderno. Tre passaggi, portiere compreso, e pallone a Pruzzo che impegna Carmignani a terra. Il centrocampo, ossia l'origine del gioco del Napoli, dicevamo. È stato proprio Giuliano, che non ha certo sofferto il controllo di Chiappara, a far ingranare quella marcia in più che ha consentito a Savoldi di pareggiare al 23esimo con questo colpo di testa e a lui stesso di segnare al 39esimo. Il gol è in verità un'autorete, essendo stato Onofri a deviare il pallone calciato da Giuliano. Fortuna del Napoli e sfortuna del Genoa in questa traversa colpita da Rizzo. Nel secondo tempo la reazione del Genoa è bloccata psicologicamente soprattutto dal rigore subito a parere dei genuani quando c'era forse un fuorigioco di Chiarugi all'ottavo minuto. Per fallo di Secondini su Chiarugi c'è appunto il rigore, lo trasforma Savoldi. Pruzzo, il goleador del Genoa, ha una bella impennata ed emula il suo rivale con questa rete segnata di testa. Il risultato si blocca così nonostante il gran darsi da fare di Pruzzo sul 3-2 in favore del